Ciao a tutti amici e amiche, bentornati sul canale di Pissantana. Siamo qui di nuovo con The Last of Us Part 1, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. E allora signori, siamo sempre alla ricerca, alla caccia di Robert, quel maledetto filibustiere, vil melmareccio, birbante. E ora ci accingiamo a fare il culo a questi simpatici signori qua. Speriamo di riuscire a farlo senza farci scoprire. Allora, questi, uno e due, lì c'è Tess. Sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di cinque civili in manette. Fammi indovinare. Elimina il primo, io penso all'altro. Sì, li hanno messi Ok, con... quindi io vado da lui, Tess, eh? Tutti. Cazzo. Sì. Oh, agguantalo. Cos'è stato? Ma chi cazzo? Ehi, ehi, stiamo tranquilli, amico. Ma Tess, scusa, eh? Non mi avevi detto di prendere l'altro? Ce l'abbiamo qualcosa per... Ah, ok, cazzotti. A diritto. Oh! Cos'è successo? Non avevo visto il contrattacca. Tranquillo, amico. In qualche modo ci accordiamo, no? No, no, non ci accordiamo proprio per niente. Tess, complimenti, mi hai fatto fare una bella cacata, mi hai fatto. Allora, ok, noi dobbiamo andare qua. Fatemi controllare se ho lasciato qualcosa indietro. Sì. Ottimo. Un medikit. Allora, signori, mentre ci accingiamo ad andare nell'altra zona, vorrei fare una piccola riflessione. Ho appreso che il gioco è stato oggetto di una review bombing allucinante, per via che pare dia un sacco di problemi per quanto riguarda sia la stabilità che le prestazioni. Ho letto che crasha in continuo, che non si riescono a caricare gli shader, che stressa oltremodo CPU e GPU. Io, quando ho letto questa roba, ripensando al fatto che ho decantato la bontà di questo porting nella prima puntata, mi sono sentito un idiota. E magari ho fatto anche la figura dell'idiota. Ma il fatto, ragazzi, è che a me non è successo. La mia CPU, signori, ho controllato, ha raggiunto un carico di lavoro massimo del 62%. E la GPU non ha mai raggiunto i 60 gradi. E io non ho una macchina con componenti di fascia alta e di ultima generazione. Il mio PC monta una RTX 3060 Ti, 32 GB di RAM DDR4 e un Ryzen 9 3900 XT, che forse è l'unica componente di fascia alta, ma che è praticamente di due generazioni fa. Ora, io con questo non voglio dire che i problemi non ci siano. Se così tanti utenti li hanno riscontrati, evidentemente ci sono e come. Ecco, io ho solo voluto buttare nel mucchio anche la mia di esperienza, tutto qui. Allora, questo ce lo fottiamo. Però portiamolo dietro queste casse qui perché sennò ci vedano. Ehi, bello, non facciamo Stai zitto, stai. Muori in silenzio. Con dignità, con onore. Allora, lì ce n'è due. Vediamo se riusciamo a coglierli di sorpresa meglio da qui. Anche te vieni, vai. Qui dietro, Joel, qui dietro. Possiamo parlarne, ok? No, non si parla. Si muore e basta.
Grazie a Dio sei qui. Altre munizioni. Oh cazzo, quello mica l'avevo visto, sa. Te vai bene qui. Oh cazzo, forse no. Forse no, forse no. Però c'ha qualcosa addosso. Cosa c'ha? Ah, kit medico. Lui però torna indietro di qua. Allora mi conviene aspettare che torni qua. E ce l'andiamo a prendere ora. Vai. Vai, agguantalo. Vai, secco come un uscio. Oh, qui c'è un coltellino. Premi E per afferrare un nemico. E per un'eliminazione furtiva con coltello. Ok, questo serve per fare più velocemente. E ora dove dobbiamo andare? Giù, Tess. Allora, prima fatemi vedere se c'è qualcos'altro qui. Assolutamente no. E va bene. Uomo. Ecco Robert. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Ok, qui è più complicata la situazione, signori. Sono spedizioni da un bel pezzo. Dobbiamo essere più accorti. Siamo andati a nord e pure a sud, merda. Non so che ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Però credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Fanculo, Robert. Quel ratto dovrà stare attento. Anche se fosse, che cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Altri contrabbandieri lo fanno. Cosa pensi che succederà quando le scorte finiranno? Merda. Io preferisco cavarmela qui. Dai, prendilo, portalo qui dietro, non c'è bisogno di usare il pugnale ora. Ben fatto. Grazie, cara. Mi raccomando, te non fare niente, eh. Non sia mai che ti spezzi l'unghie. Allora, lì c'è uno fermo. Lì c'è uno che fa la ronda. Quello non è più fermo, cazzo.
Vieni. Oh, senti, amico, non facciamo scherzi, ok? Stai zitto. Ti dico che ho visto qualcosa. Merda, ci hanno visto. Sì, da dove sbui? Continua. No, non ce l'abbiamo fatta a fare tutto stealth, ma era scontato, signori, eh? Che pensavate? Non farlo scappare. Cazzo. Porca puttana, ho sbagliato pulsante. Fanculo tutti. C'è nessun altro? Credo di no. E allora facciamo che esploriamo tutta la zona per vedere se c'è roba. Altro coltellazzo. E qui c'è un bel documento. Ok, e tra tutto quello che hanno trovato, credo che la cosa più utile sia la carta igienica. Assolutamente. Dai, proseguiamo a spulciare a destra e a manca il tutto qua. Un altro documento. Vieni. Ma che fai, Joel? Lasciamo a Robert il compito di far arrabbiare tutti. Che vi faranno la pelle, ecco cosa succederà. Anzi, cosa che è già successa. Ok, signori, direi che qui non c'è altro. Dove dobbiamo andare noi? Di qua? L'ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Sì, andiamo. Robert! Dove sei, caro Robert? Qui c'è nulla? Abbiamo tempo. Va bene. Vai. Via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Su questo c'è un margine di dubbio. Vai a fare in culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! Dai, Joel, corri. L'avevamo qua di peso. Lo prendiamo, non ti preoccupare. Joel. Che fai? Oh, vicolo cieco. Ciao, Robert. E ora? Tess, Joel. Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Ci sei mancato. Ginocchio, vai, partito. Non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo?
Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. E vai, anche il gomito. Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Ecco, bravo coglione. Ascolta, praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo. Brava Tess. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Oh, guarda chi c'è. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Vai, andiamo a vedere le armi. Dobbiamo uscire da qui, ora. Va bene, andiamo. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. So come evitarli. Vieni. Ok, io seguo te, Marlene, eh? Non fare cazzate. Dai, dai, veloce, veloce, su. Si è saltato per aria. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Ah, sono i tuoi compari? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Prendiamo tutto. Poi c'è altro. Joel, dammi una mano qui. Sì, vengo io, vengo io. Ehi, come va? Vivrò. C'è nulla in questo cantone qui? No.
Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Noi ci proviamo. Arriviamo a quella porta. Quale porta? E ora? Allora, quelli si guardano intensamente, quindi non è il caso di stenderne uno. Di qua non c'è niente. Merda, ci siamo persi in azione. La giustizia non aspetta, soldato. Allora, questo lo possiamo fare secco. Mi hai preso. Ok, ma Vieni qui dietro. Stattene zitto. Cazzo, lui ci vede ora. Prendi le munizioni. Guardano tutti di là. Vieni. Speriamo che non sentano. Fare lo stupido. Portalo qui dietro. Fallo secco. Le munizioni non ce n'hai? E ora dobbiamo stare attenti a quello che è andato giù dalle scale. Intanto prendiamo lui e ammazziamolo qui dietro. Di qua ci vede nessuno? Ora guardiamo qui dalle scale. Merda. Seccalo. Ciao caro. E presumo si debba andare di qua. Ok, non ce la siamo cavata male. Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano. Tutto ok? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò.
poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque è stato preso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Va bene, cerchiamo di sbrigarci. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Qui sarà fanulla? No. Dammi una mano. Sì, arrivo. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Eccola. Li recluti sempre più giovani, o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Ok, signori, abbiamo finalmente reclutato la piccola Ellie. Ciao Ellie, piacere. Ho sentito la sparatoria, ma... cos'è successo? Boh. Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu. Io ti seguo e basta. Philip Liu. Ok, abbiamo trovato un'altra medaglietta delle luci. Sì, abbiamo capito. Lo sappiamo. Qui non c'è una ceppa di minchia, quindi dai. E dove si passa? Attenzione, nascondere o aiutare i criminali. Qui? Ok. Torcetta, vai, non si sa mai. Non serve più. Davvero? Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Dove stiamo andando? Lassù,
Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. E ora ci guardiamo intorno e troviamo un cassonetto del sudicio. Stai attenta, Tarroto. Come si fa a lasciare così? Allora, fammi anche vedere se c'è altra roba. Non ci si va. E allora dai, su di qua. Ne fai? Brava. Dai, muoviti. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Ma hai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Sì, sì. Spesso è meglio non sapere. Ci sei? Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Fatti una dormita che quando sei più grande non ti tocca. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Boia, piove a secchiate, guarda che lavori. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Si parte? Ci siamo svegliati ora, almeno un caffè si poteva prendere, eh? Che ragiona Tess? Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno.
Andiamo, signorina. Che devo fare? Ah, ok, il generatore. No. Nato a fare. E vai. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì. Mi raccomando, non fare stronzate. Appunti dell'esercito sulle ronde. Dai, su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Se non va bene, che ci vuoi fa? E piove. Non è che puoi spengere il rubinetto. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Si comincia bene. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio, possiamo pagarti bene. That's it. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Oh cazzo! Oh cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Sì, sì. Certo, stiamo a far finta qui. Oh merda. Guarda. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzati. A 3 settimane. Lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Ci riesco.
Oh, porco cane. Via. Via. Vai, vai, sbrigati. Veloce. E qui ci inculano. Ho due soldati morti. Ripeto, dietro due vittime nel settore. Presto. D'accordo, io. Al mio segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corri. Andiamo, andiamo. Oh. Avverti. Stai lontana dalla luce. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Azione sono ovunque. Andiamo, andiamo. Dov'è Tess? Permesso. Li vedo, li vedo. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Finché non ci dicono diversamente, continuiamo a cercare. Rimanete giù. Forza, ragazza. Segui Joy. Di qua devo andare? Come ha fatto a non vedermi? Vedi niente? Via libera. Come va la davanti? Per ora tutto bene. Ok. Ora dove si va? Di qua? Io non ci vedo una mazza però. Io non so dove dobbiamo andare però. Di qua? No, qua non mi ci sale, quindi. E allora per forza di qui, su. Li sento là davanti. Via via dove? Tess, però se magari mi dai un'indicazione su dove andare. Andiamo su? Andiamo qui. Ok. Lì c'è un passaggio. Di qua che c'è? Qualcosina c'è. Un nastro. E nient'altro, va bene. Qui nella libreria nulla. Vai, apri la serranda. Giù di qui. Ok, dai, Ellie. Ok. Roger.
Vieni, Joy. Sì, arrivo. Sono davvero tanti qua fuori. E come facciamo a superarli? Si sono ancora accorti di noi. Facciamo il giro. Com'è? Sono troppi, Tess. Oh, merda. No. Combattimento faccia a faccia non ce la facciamo mai. Dammelo questo, vai, non si sa mai. Oh, merda. L'ho detto io. Prova di te. Ok. Oh merda, mi sa che... mi sa che abbiamo fatto una stronzata. Sì, questi non crepano neanche pagati. Vai così, Tex. Sì, sì, una sega. Come ha fatto a beccarmi? Curati. Sì, subito. Bravo. Ok, signori, questa fase abbiamo fatto una grande cacata. Ora vediamo un po' se i cadaveri hanno delle munizioni, ma neanche per sogno. Questo riprendiamolo, vai. Le possiamo creare? No, i medikit non li possiamo ancora creare. Tess, sai da che parte andare? Sembra così diverso. Merda. Non vedo nulla. Aspetta. Vediamo dove ci porta. Allora, lì c'è delle scale. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Allora, qui c'è delle scale. Dall'altra parte non c'è niente. La situazione? Potremmo passare di qui. Porco cane. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Non credo che ci vedano. Ricevuto. Nei veicoli. Vanno via? Manette nell'ombra. Ha detto interrompete la ricerca. Tornate ai veicoli. Quindi ci lasciano in pace?
Di qui o di qua? Dove vado? Ok. Qui è chiuso. C'è roba? Ce l'abbiamo fatta. Forse. Ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Sì, sto guardando, Tess, stai calma. Qui non c'è un cazzo. Bene, qualcosa c'è. Questi non si aprono. Ok, fatto. E allora dai. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Qui non c'è nulla? No. Ok, quindi confermato che se ne vanno. Bene, sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io, Tess. Che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Ok signori, direi che anche per questa puntata possiamo fermarci qui. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di The Last of Us Part 1. Mi raccomando, lasciate like e condividete, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana. Ciao a tutti.